con il numero 1 Elisa Ferrari, 4 Ilaria Dalla Costa, 5 Roberta Motta, 9 Natasha Kremic, 10 Sulaiki Gomez, 11 Victoria Romeo, 12 Sara Di Giugno, 13 Lucila Stettler, 15 Ramona Manojlovic, 18 Pina Napoletano, 24 Siriello Retti Matos, 25 Laura Casale, 44 Belen Canessa, allenatrice Laura Abram. Es ist mal nächste Studio, mit der Nummer 9 Steffi Dunwaldo, 11 Nadia Abfalto, 12 Sarah Hilbo, 15 Sarah Mauerberger, 16 Monika Brünster, 18 Barbara Notdurfto, 19 Violetta Venni, 21 Melanie Berntalo, 23 Carlotta Poce, 25 Giada Vappo, 28 Sofia Ghilardi, 44 Lena Di Carlo Antonio, 77 Vicky Vicolo, trainer Herr Rubin Nössing. Dirigono l'incontro i signori Cosenza e Schiavone, a tavolo il delegato federale signor Fabian. Cari amici della Palamano, avete sentito le presentazioni di questa partita odierna, infrasettimanale, partita di recupero, grande match, big match, qui a Bressanone tra le due capoliste, bisogna dire, tra la capolista Salerno e Bressanone, che attualmente in tabella però è dietro di due partite, il che vuol dire chi vince questa partita di oggi potrebbe aggiudicarsi la prima posizione in classifica. Partita impegnativa, partita difficile. Il Bressanone torna da Nuoro, dove ha giocato l'ultimo fine settimana e ha vinto contro il Nuoro 28-32. Sempre nell'ultimo fine settimana la IOMI Salerno ha giocato contro la Cassa Rurale Pontinia, dove ha vinto di gran lunga la IOMI Salerno per 24-33. Un paio di numeri di statistiche quando andiamo a vedere un attimo le migliori marcatrici, che delle migliori 13 qui a Bressanone attualmente in questa partita ce ne sono 5. Al quinto posto Giada Babbo con 76 reti, al sesto posto Sofia Ghilardi con 74 reti, al settimo posto c'è Ramona Manojlovic della IOMI Salerno con 67 reti, al nono posto c'è Ilaria Dalla Costa, sempre della IOMI Salerno, con 63 reti, seguita al tredicesimo posto da Sulaiki Gomez della IOMI Salerno con 57 reti, che vuol dire grandissimo potenziale di terzini oggi in questa partita odierna. C'è da dire che è rientrata in squadra per il Bressanone, per il Brixen, col numero 23 Poce Carlotta, mancano tuttora Schatzer Sara, manca Prast Elena del Bressanone e manca la Eder Andrea. Fischio d'inizio di questa grande partita, possesso di palla per il Bressanone, primo attacco del Bressanone, Mauberg, Dornwalder, Ghilardi, di nuovo al centro a Dornwalder, Abfalter, Hilber, Dornwalder, Ghilardi, Mauberg. Prova a passare al pivot, intercettato dalla difesa della IOMI Salerno, possesso di palla della IOMI. Ottimo passaggio rapido da parte di Krnic. Giro di palla per la IOMI Salerno. Dalla Costa, Napoletano, Krnic. Dalla Costa, Gomez, tiro di Gomez che prende la traversa sul rimpallo, ottima prestazione del portiere del Bressanone, forse un po' troppa fretta a Falter in questo attacco del Bressanone. 0-0 il punteggio dopo i primi due minuti di gioco. Palla per Gomez, ottima prestazione della difesa del Bressanone con Dunwalder.
Due arbitri sono il signor Cosenza Giuseppe di Gela e il signor Schiavone Davide di Siracusa. Ottima prestazione di Giada Babbo in difesa. Costa napoletano, Krnic, tiro di Krnic, primo gol della partita di oggi per la Iomi Salerno, in vantaggio per 0-1. Risponde immediatamente il Brixen con Stefani Durnwalder con numero 9, realizza l'1-1. Siamo al terzo minuto di gioco della prima frazione, il primo tempo. Fallo e ammunizione, gli arbitri fanno pulire il pavimento di gioco. Ammunizione per Mauro Pergo del Bressanone, del Brixen col numero 15. A Gomez, tiro di Gomez che non perdona. Rigore per il Brixen per difesa in area sull'attacco di Dumbaldo Stefani. Giada Babbo alla linea dei 7 metri contro Elisa Ferrari e Giada Babbi purtroppo sbaglia. Giada Babbo sbaglia. Krnic per il Salerno, passaggio alla Gomez, ottima parata del portiere del Bressanone, contropiede del Bressanone, la Hilber non perdona. Pareggio 2-2 a realizzare su contropiede il numero 12, Sara Hilber. Ottima prestazione della Monica Princeton sul tiro della Gomez. Bressanone che gioca con una difesa 5-1. Napoletano dall'ala, non perdona. Pina Napoletano, suo primo gol. Quinto minuto di gioco del primo tempo, in vantaggio il Salerno per 2-3. Tiro della Durnwalder che rimane a terra. Gomez. Ha preso una brutta botta la Durnwalder, Stefani. Krnic perde palla, Krnic contropiede del Bressanone con Ghilardi e ottima parata di Ferrari. Elisa, terza parata importante di Elisa della Iomi Salerno che si autocarica. Invariato il punteggio 2-3 in vantaggio il Salerno al sesto minuto di gioco del primo tempo. Giro palla del Salerno, Gomez, Krnic, Gomez, Krnic. Fallo tecnico della Krnic, dovrebbero essere due minuti. Comunque lasciano andare i due arbitri, Cosenza e Schiavone. Possesso di palla per il Bressanone che è in attacco. Giada Babbo. Gran tiro della Ghilardi, falsata dalla difesa della Iomi Salerno, parata della Lisa Ferrari. Krnic sfonda, Krnic realizza, nuovo punteggio 2-4 in vantaggio di Salerno
Affalter, gran tiro dell'Affalter, poco sopra la porta. Possesso di palla per il Salerno. Contropiede del Bresson Brixen con Giada Babbo che non perdona. E a corso di distanze sul 3-4. Attimi molto nervosi su ambedue due lati. Parecchi errori tecnici. Questa partita di recupero. Gomez, Krnic. Tiro Gomez fermato dalla difesa del Brixen, 9 metri. E chiede time out. Yomi Salerno, Elena Avram chiede un time out, vuole parlarci sopra su questo attacco. Siamo al sesto minuto di gioco del primo tempo, il punteggio 3-4 in vantaggio il Salerno. Giocatrice che in questi primi minuti si è portata in evidenza senz'altro il portiere della Yomi Salerno con il numero 1 Ferrari Elisa, con tre grandissime parate devo dire. Centrale del Yomi Salerno Krnic che dà disposizioni per il prossimo attacco. Gomez senz'altro sorvegliato speciale la Gomez, fallo. Krnic intercetta Marberg del Brixen, però la va in fuori campo la palla. Gomez in possesso di palla sempre per la Yomi Salerno. Gomez, tiro della Gomez, l'ha toccata la Princeton Monica, però non è bastato. Nuovo punteggio 3-5 per la Yomi Salerno. Dall'ala ci prova la Hilbert, gran tiro della Hilbert, parata della Ferrari Elisa. Seconda fase del Yomi Salerno, sbaglia, viene aiutata dalla traversa la Monica Prunster. Possesso di palla per il Brixen e la Giada Babbo tranquillizza l'attacco. 3-5 al nono minuto del primo tempo, in vantaggio la Yomi Salerno. Giro di palla del Brixen, Upfalter, Hilbo, Dornvaldo, Ghilardi, Babbo. Dunvaldo, Affalter, Hilbert, gran tiro della Hilbert, ottima parata della Elisa Ferrari della Yomi Salerno. Seconda fase della Yomi Salerno, sbaglia il passaggio all'ala. Fortunate le ragazze del Brixen in questa fase. Siamo nel decimo minuto di gioco del primo tempo, 3-5 in vantaggio la Yomi Salerno. Giro di palla del Brixen, Upfalt, Dornvaldo, Ghilardi. Dornvaldo incrocia con Vegni, gran tiro parata da parte della Ferrari della Yomi Salerno. Possesso di palla adesso della Yomi Salerno con Dalla Costa. Krnic, Gomez, Dalla Costa, Krnic, Stetter, Gomez, possesso di palla della Gomez, tiro della Gomez, in mezzo alle gambe della Princeton Monica,
nuovo vantaggio più 3 per il Salerno, 11° minuto di gioco del primo tempo. Dunvaldo viene bloccata dalla difesa della Iomi Salerno, 9 metri. Giro palla del Brixen, Ghilardi, Dunvaldo, Abfalto, Dunvaldo, Ghilardi, Hilbo. Gran tiro da Ghilardi, ottima la reazione del Ferrari Elisa. 11° minuto di questa partita entusiasmante del primo tempo, 3-6 il punteggio in vantaggio sul più 3 la Iomi Salerno. Gomez, Krnic, dalla Costa, Krnic, dalla Costa, tiro della dalla Costa, sbaglia lo specchio della porta, occasione ghiotta per il Brixen di accorciare adesso le distanze. Giro palla del Brixen, Ghilardi, Dunvaldo, Abfalto, Dunvaldo, Stefani, Ghilardi, Sofia, Dunvaldo, Ghilardi, Dunvaldo, Hilbo sull'ala, Hilbo, Mauro Pergo, e ci prova la Ghilardi da posizione non proprio ottimale. Deviata la palla dal portiere Elisa Ferrari della Iomi Salerno, dalla linea dei 6 metri realizza il numero 18 la napoletano Pina. Nuovo vantaggio per la Iomi Salerno. Ammunizione per la Vegni. Più 4 per il Salerno. 13° minuto di gioco del primo tempo. Ghilardi, Dunvaldo, Abfalto, Babbo, Giada Babbo, Dunvaldo, Abfalto, Ghilardi, Dunvaldo, ci prova la Steffi Dunvaldo, difesa in area all'interno dei 6 metri, giustamente. Ammunizione per la Gomez, su Leiki Gomez, prima ammunizione, rigore, tiro dai 7 metri per il Brixen. La linea dei 7 metri. Il numero 11 Nadia Abfaltro, e realizza e accorcia le distanze la Nadia Abfaltro col tiro dai 7 metri. Nuovo punteggio 4-7 nel 14° minuto del primo tempo. Giro palla del Iomi Salerno, difesa 5-1 del Brixen. Krnic, Gomez, Krnic, passa l'ala, sbaglia il tiro dall'ala, la Romeo vittoria, possesso di palla di nuovo per il Brixen, occasione di nuovo per accorciare le distanze. Abfaltro, Ghilardi, Dunvaldo, Ghilardi, Dunvaldo, Ghilardi, Abfaltro, Abfaltro, Ghilardi, Dunvaldo, Hilbo all'ala, Hilber, non c'è posto, non c'è spazio, Ghilardi viene bloccata sui 9 metri, Giada Babbo, Ghilardi prova, cerca il pivot, cerca la Vegni, non ci riesce, ottima reazione da parte della difesa della Iomi Salerno. Time out questa volta chiesto dall'allenatore del Brixen Hubinessing. Vuole parlarci, vuole accorciare le distanze questa ghiotta occasione del possesso palla essendo in attacco. Partita molto tesa, vorrei dire quasi dura, da parte di ambedue le squadre, con una difesa 6-0 da parte della Iomi Salerno che devo dire fino adesso
porta i suoi frutti. Il Brixen con l'allenatore Hubi Nelsing fino adesso ha provato con una 5-1. Tanti errori tecnici su ambedue i lati. Un po' di nervosismo questa partita infrasettimanale tra le due capolista, Brixen Südtirol e la Iomi Salerno. Partita valida per la Serie A Beretta. Ok, tutto pronto in campo, fischio d'inizio, non era pronta la Ferrari Elisa, la Giada Babbo gliel'ha messa dietro la schiena. La corsa così è più facile di così, 5-7 il nuovo punteggio. Iomi Salerno in possesso di palla, perde palla, contropiede del Brixen con la Hilber accorcia le distanze 6-7. Ottima reazione del Bressanone. Bressanone sotto di 1. Possesso di palla per la Iomi Salerno. Continua la difesa 5-1 del Brixen. Gomez, incrocio di palla con la Gomez. Dall'ala sul primo palo realizza per la Iomi Salerno la Pina Napoletano. 6-8 il parziale, 16° minuto del primo tempo. Sorvegliato speciale adesso col numero 10 la Gomez. Manojlovic dalla Costa, gran tiro dalla Costa, ottima la parata, contropiede del Brixen che perde palla. I due arbitri fanno ripartire la partita, fanno ripetere il fallo. Possesso di palla del Brixen, 17° minuto del primo tempo, 6-8 il parziale. In vantaggio più 2 Iomi Salerno. Bressanone in attacco, Abfalter, Ghilardi, Dumbaldo Stefani, ci prova la Dumbaldo Stefani, gran tiro da Dumbaldo, difesa in aria e rigore, tiro dai 7 metri per il Brixen. Si prepara alla linea dei 7 metri con il numero 11 la Abfalter Nadia. Tiro perfetto all'incrocio dei pali, 7-8 il nuovo parziale, 7-8 il punteggio, avanti di 1 la Iomi Salerno. Manojlovic dalla Costa, Pina perde palla Iomi Salerno. Hilbo, Mauro Pego tranquillizza l'attacco del Brixen. Occasione per il primo pareggio, questo attacco al 18° minuto del primo tempo. Ghilardi, Dumbaldo, Ghilardi incrocia la palla con Giada Babbo, Dumbaldo, Mauper, Hilbo al pivot che purtroppo non intercetta il pallone, perde pallone in seconda fase della Iomi Salerno. Gomez bloccata ai 12-13 metri dalla Hilbo. Possesso di palla comunque per la Iomi Salerno, 18° minuto del primo tempo, 7-8 il risultato parziale. Manojlovic dalla Costa, sorvegliato speciale la Gomez sul come terzino destro, dalla Costa cambia posizione con la Manojlovic adesso in possesso di palla, gran tiro della Manojlovic e realizza 7-9 il nuovo parziale. Botta risposta da parte del Brixen,
19° minuto del primo tempo. Brixen sotto di 2. Vegni. Giada Babbo, Dunvaldo, Arfaltro. Giada Babbo. Arfaltro, Dunvaldo, Babbo. Babbo incrocia la palla con Dunvaldo, Dunvaldo con Ghilardi, Ghilardi con di nuovo la Babbo. Cerca di passare, di saltare la difesa. Ottima la difesa 6-0 del Yomi Salerno. Hilbo, Arfaltro. Arfaltro, attenzione che passivo. Babbo, Dunvaldo alla Babbo. Gran tiro della Babbo che però va a finire sul palo della porta, contropiede della Yomi Salerno. Ottima parata del portiere del Brixen. Tiro della Giada Babbo. E a corso delle distanze 8-9 il nuovo parziale. Siamo al 20° minuto del primo tempo. Il Brixen sotto di 1. Continua la difesa 5-1 del Brixen. Sorvegliato speciale la Gomez, che prende la posizione di ala destra. Krnic come terzino destro. Manojlovic. Dalla Costa, Krnic. Dalla Costa, gran tiro della Dalla Costa. E realizza nuovo punteggio 8-10 al 21° minuto del primo tempo. Gran partita da due i lati, devo dire. Possesso di palla per il Brixen. Hilbo, Affaltro, Dunvaldo, Ghilardi, Dunvaldo, Affaltro, Dunvaldo, Ghilardi, Babbo. Uno contro uno della Babbo, ci prova, bloccata dalla Gomez. Babbo, Dunvaldo, Ghilardi, Ghilardi, Affaltro, non si è intesa con la Hilbo, perde palla, possesso di palla per la Yomi Salerno. Seconda fase della Yomi Salerno con Manojlovic. Manojlovic, Krnic, dalla Costa alla Pina sull'ala, e questa volta la Napoletano non lascia perdere questa ghiotta occasione. Più 3 di nuovo per la Yomi Salerno. 22° minuto di gioco del primo tempo. Pina Napoletana con il numero 18, fino adesso migliore realizzatrice con 4 reti dall'ala sinistra. Comunque possesso di palla per il Brixen. Affaltro, Dunvaldo, Ghilardi, Dunvaldo, Affaltro, Dunvaldo, Ghilardi, Babbo dall'ala, ci prova Babbo dall'ala, viene fermata dalla Gomez, c'era un'irregolarità. Tiro dai 7 metri per il Brixen. E di nuovo la Nadia Affaltro alla linea dei 7 metri. E realizza la terza, il terzo rigore a corsa di distanza 9-11. Punteggio parziale al 22° del primo tempo. Possesso di palla per la Yomi Salerno. Manojlovic. Dalla Costa. Krnic, Manojlovic. Stetter. Giro palla del Yomi Salerno. Dalla Costa, Manojlovic. Dalla Costa. Krnic, Krnic, viene bloccata da Krnic, che passa al pivot. Stetter, difesa in area da parte del Brixen. Primo rigore per la Yomi Salerno. 23° minuto del primo tempo, 9-11 il parziale. Dalla Costa alla linea dei 7 metri per la Yomi Salerno. E non riesce la Princeton Monica a fermare questo gran tiro. Nuovo punteggio 9-12. Più 3 per la Yomi Salerno. Possesso di palla per il Brixen. Maopago, Ghilardi. Ghilardi, Maopago, prova la Maopago, viene bloccata sui 6 metri. E 2 minuti per la Dalla Costa.
superiorità numerica adesso per il Brixen. Siamo al 24esimo minuto di gioco del primo tempo. Alfaltro, Hilbo. Alfaltro, Babbo. Dunvaldo. Dunvaldo a Babbo. Ghilardi. Babbo. Babbo al centro, Alfaltro. Gran tiro dell'Alfaltro. Intercetta la Ferrari Elisa la palla. Nulla di fatto. Invariato 9-12. Il punteggio, extra player per la Iomi Salerno che gioca senza portiere, essendo Manojlović, tiro di Manojlović, parata da parte della Monica Brunstorp, possesso di palla del Brixen, 25esimo minuto di gioco del primo tempo. Dunvaldo, Babbo, Abfaltro, Hilbo. Dunvaldo si posiziona come secondo pivot. Babbo, possesso di palla Babbo, Abfaltro, uno contro uno dell'Abfaltro e questa volta realizza la Nadia Abfaltro il primo gol su azione in campo. 10-12 il parziale, 25esimo minuto del primo tempo. Possesso di palla per la Iomi Salerno. In campo adesso con Pina Napoletano, Manojlović come terzino sinistro centrale, Krnić, Gomez terzino destro che è sorvegliato speciale, 5-1 la difesa del Brixen. Krnić, Stetter, Manojlović, Napoletano. Krnić, possesso di palla di Krnić, ripassa Manojlović, gran tiro della Manojlović che passa sopra la traversa. Seconda fase del Brixen. Durnwalder, Ghilardi prova a passare la palla al pivot che non riesce, rimessa diretta da parte del Brixen. Hilbo Dalala non realizza la Hilbo Dalala, ghiotta occasione sarebbe stato per accorciare. 26 minuti del primo tempo, un invariato il punteggio, 10-12 in vantaggio la Iomi Salerno. Difesa del Brixen sui 8-9 metri, sorvegliata speciale la Gomez che adesso è il secondo pivot, la Gomez, Krnić, possesso di palla della Krnić che si lascia cadere a terra, sembra aver preso una gran botta. ...10-12... il punteggio parziale, mancano 4 minuti alla fine del primo tempo. Krnić che è ancora a terra, viene aiutata dalla Napoletano a rialzarsi. Ok, riprende il gioco. Krnić, Manojlović, Dalla Costa, Manojlović. Manojlović di nuovo alla Dalla Costa, terzino sinistro alla Dalla Costa, 1-2, passa la Nipina Napoletano, prova a realizzare fallo della Gomez, possesso di palla per il Brixen, 27esimo minuto del primo tempo. Alfaltro, Dunvaldo, Ghilardi, Babbo, Ghilardi, Alfaltro, Dunvaldo, giro di palla del Brixen, Dunvaldo, Babbo Dalala, rigore per difesa in area, siamo al 28esimo minuto del primo tempo, quinto rigore per il Brixen. E realizza di nuovo l'Alfaltro Nadia, quinto gol della Nadia, a corso di distanze 11-12 il punteggio, il parziale, il vantaggio col più uno la Iomi Salerno.
Brixen continua con difesa molto alta sugli 8-9 metri. Manojlovic, Krnic, Dalla Costa ci prova, Dalla Costa, gran tiro della Dalla Costa. Ottima la reazione della difesa del Brixen, 9 metri. Stetter, Manojlovic con 1-2 passa alla Stetter, che viene però bloccata dalla Mauerberger. Era la Hilbo. Fallo dai 9 metri. Dalla Costa, tiro della Dalla Costa, ottima la parata della Monica Brunstorff. Occasione ghiotta per il pareggio, siamo al 29esimo minuto di gioco del primo tempo. Bressanone in possesso di palla, il parziale 11-12, quando mancano 1 minuto e 50. Giro palla del Brixen con Abfaltro, Dunvald, Ghilardi, Babbo. Dunvald, Abfaltro di nuovo la Ghilardi. Ghilardi sulla linea di 7 metri dall'ala, non c'è spazio. E ci prova la Ghilardi, gran tiro della Ghilardi, però bloccato o deviato dalla difesa della Iomi Salerno. Krnic perde palla contropiede del Brixen con Abfaltro. Tiro diretto dell'Abfaltro, pareggio per la prima volta 12-12, quando siamo al 30esimo minuto di gioco del primo tempo. 12-12 il pareggio, il punteggio. Gran partita, devo dire. Possesso di palla per la Iomi Salerno, napoletano, Dalla Costa, Manojlovic, Dalla Costa, napoletano, Dalla Costa, 5-1 la difesa del Brixen. Sorvegliato speciale la Gomez e la Krnic sul come ala e terzino destro. Manojlovic passa alla Krnic, la Gomez dall'ala che sbaglia, mancano 7 secondi time out, 5 secondi alla fine del primo tempo, 12-12 il punteggio. Partita molto calda e incandescente, devo dire. Dunvaldo, passa la Giada Babbo, ma c'è la sirena. Come fine del primo tempo, 12-12, questa gran partita tra SSV Brixen, Südtirol e la Iomi Salerno. Ci risentiamo tra circa 10 minuti.
Inizia il secondo tempo di questa partita incandescente, devo dire, è finito il primo tempo sul 12 pari, dove nell'ultimo minuto il Brixen è riuscito ad agguantare il pareggio. Possesso di palla adesso per la Iomi Salerno. Romeo Manojlovic Dalla Costa incrocia la palla, gran tiro della Dalla Costa, si centra solo il palo, sbaglia il passaggio la Giada Babbo. Di nuovo possesso di palla per la Iomi Salerno. Primo minuto del secondo tempo, invariata la tecnica di difesa del Brixen con una 5-1. Sorvegliata speciale la Gomez, 9 metri. Possesso per la Iomi Salerno, Manojlovic, Dalla Costa, Gomez. Gran tiro sul primo palo della Dalla Costa. Iomi Salerno in vantaggio e Giada Babbo. Agguanta il pareggio, 13 pari, secondo minuto del secondo tempo. Giro palla della Iomi Salerno. Perde palla la Iomi Salerno. Possibilità per la prima volta di portarsi in vantaggio adesso il Brixen sui Tirol. Dunvaldo. Ghilardi, Babbo, Ghilardi, Dunvaldo da disposizione. Babbo, Ghilardi, gran tiro della Ghilardi, finta della Ghilardi. E per la prima volta in vantaggio il Brixen sui Tirol, 14-13. Possesso di palla per la Iomi Salerno che è in attacco, Dalla Costa, Manojlovic, Romeo, 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 prova dall'ala, Romeo, fermata da Giada Babbo. Gomez, Gomez, Manojlovic, tiro del gran tiro della Manojlovic e porta di nuovo il pareggio per la Iomi Salerno, 14 pari il punteggio. Dunvaldo, Dunvaldo, Mao Pago. Tranquillizza l'attacco. Ghilardi, Babbo. Ghilardi, Dunvaldo. Affalto, Hilbo, affalto, Dunvaldo. Giro palla del Brixen. Ghilardi, Dunvaldo, Hilbo. Ghilardi prova, Ghilardi viene bloccata dalla Costa. Tiro dai 9 metri, Vegni, Dunvaldo, Dunvaldo, perde palla, non si capiscono, Dunvaldo e la Faltro, gran occasione adesso per Iomi Salerno con Manojlovic, di nuovo in vantaggio da Iomi Salerno. Quattordici a 15, il vantaggio più uno la Iomi Salerno. Possesso di palla per il Brixen. Ghilardi, Dunvaldo. Ghilardi che nel primo tempo ha giocato un po' sotto le aspettative. Ghilardi, Mao Pago, 1-2 da Mao Pago. Ottima la reazione del Iomi Salerno, va in contropiede con la Romeo. Allunga 14 a 16 a realizzare col numero 11 per la Iomi Salerno, vittoria Romeo, primo gol. Siamo al quinto minuto del secondo tempo.
Giro palla del Brixen con Maupag, Dunvaldo, Gilardi, Babbo. Dunvaldo, Gilardi, tiro, gran tiro della Gilardi a corsa di distanze 15-16. Subito in attacco la Iomi Salerno con la Gomez. Sulechi Gomez con numero 10, più 2 per il Salerno. Sesto minuto di gioco del secondo tempo. Dunvaldo, ma prego Dunvaldo. Ha fatto Hilbo all'ala. Commette fallo in attacco la Hilbo, perde palla il Brixen. Gran sbaglio della Iomi Salerno. Contrattacco del Brixen con Gilardi, tiro della Gilardi, parata dalla Ferrari Elisa della Iomi Salerno. 15-17 il punteggio, più 2 per il Iomi Salerno. Gomez, tiro della Gomez, ottima parata e su rimpallo viene fermata la Stetter Lucilla, pivot, 2 minuti penalità per la Gilardi e tiro dai 7 metri per la Iomi Salerno. In porta per il Brixen la Pantala Melanie, la riga dei 7 metri per la Iomi Salerno. Realizza la Dalla Costa, allunga più 3, 15-18 il parziale, settimo minuto di gioco del secondo tempo. Possesso di palla del Brixen. In campo adesso con Hilbo, Affalto, Mauro Pergo, Babbo. Mauro Pergo. Affalto Hilbo, Maupago che prova a entrare nella difesa della Iomi Salerno. Tiro dai 9 metri, Affalto Maupago, di nuovo Maupago, gran gioco al pivot, difesa in area della Gomez, 7 metri. Tiro dai 7 metri, 2 minuti per la Gomez e tiro dai 7 metri per il Brixen. 15-18 il punteggio attuale, siamo all'ottavo minuto del secondo tempo. Abfalter sulla linea dei 7 metri per il Brixen e Abfalter realizza a corsa di distanza 16-18. Ambedue le squadre con una giocatrice in meno in campo. Iomi Salerno adesso va in attacco con l'extra player. Krnic, Manojlovic, Dalla Costa. Manojlovic, Dalla Costa, Manojlovic, Krnic, Manojlovic. Croce di palla con la Dalla Costa. Gran tiro della Dalla Costa. Ottima parata del portiere del Brixen, Pantala Melanie. Possesso di palla per il Brixen, 16-18, extra player anche per il Brixen. Brixen in attacco senza portiere, extra player ancora per circa. Time out richiesto dal coach Hubinessing del Brixen. 16-18 il punteggio attuale, partita molto viva, molto accesa, tanti errori su ambedue i lati, devo dire. Gilardi del Brixen che ha realizzato fino adesso 2 reti nel secondo tempo. Difesa 6-0 della Iomi Salerno, 5-1 del Brixen. Sorvegliata speciale la Gomez, che comunque fino adesso la Sulechi con il numero 10 ha realizzato 4 reti.
Brixen rimane in campo con l'extra player. Donvaldo, Mao Pergo, Donvaldo, Ilbo, Abfaltro, Donvaldo, Babbo, cambiano le posizioni, Babbo e la Donvaldo, Babbo centrale, Donvaldo terzino sinistro, va come secondo pivot da Donvaldo e ci prova con una gran rincorsa. La Abfaltro viene bloccata sui 6 metri, difesa in aria per i due arbitri, rigore, tiro dai 7 metri per il Brixen. Abfaltro col numero 11. E anche realizza anche questa rete Abfaltro, accorcia 17-18. Abfaltro fino adesso 8 reti, di cui 6 su rigore. Difesa 5-1 del Brixen. Mauro Pergo sulla linea degli 11-12 metri. Sorvegliato speciale la Manojlovic, Krnic, Romeo sull'ala in metà al centro a Krnic, perde palla la Iomi Salerno, possesso di palla per il Brixen, seconda fase del Brixen con Ghilardi di nuovo indietro a Donvaldo tranquillizza l'attacco, entra di nuovo Lavegni, Violetta come pivot, Ghilardi, Babbo, occasione per il pareggio, siamo al 10° minuto del secondo tempo. Donvaldo, Ghilardi, Maupago, Donvaldo, Ghilardi, perde palla, Ghilardi riesce ad accappararsela di nuovo, già 1-1 di Giada Babbo, 1-1 di Giada Babbo, 1 contro 1, ottima la reazione del portiere, possesso di palla per la Iomi Salerno, Krnic, passi della Krnic che allunga di nuovo le distanze 17-19. Possesso di palla del Brixen, ambe due squadre molto agguerrite, Ghilardi, Donvaldo, incrocio con Babbo, Donvaldo, Ghilardi, Donvaldo, ma Pergo che viene bloccata dalla Manojlovic. Donvaldo, Ghilardi, Babbo per il Brixen, centro alla Ghilardi che viene bloccato un muro di braccia, attenzione al passivo, alzato il braccio i due arbitri, e sfondamento del Brixen con la Hilber. Seconda fase della Iomi Salerno con Manojlovic che spreca il pallone, era stato toccato dalla Mauerberger, rimessa laterale per la Iomi Salerno che rimane in possesso di palla. Manojlovic, Krnic, Gomez come centrale, sorvegliato speciale la Gomez, ecco la Gomez, Krnic, possesso di palla di Krnic, tiro della Krnic, ottima parata della Melanie Piantalo, possesso di palla per il Brixen 17-19 il parziale. Ilgo sull'ala reagisce un attimino troppo tardi, perde palla al Brixen, possesso di palla della Iomi Salerno, siamo al 13° minuto del secondo tempo, 17-19 più 2 per la Iomi Salerno che è in possesso di palla in attacco. Continua la sorvegliata speciale alla Gomez, palla per Gomez, Manojlovic alla Cruz, ottimo tiro e ottima parata del portiere Pernta Lamena di Brixen,
rimessa laterale per la Iomi Salerno che rimane in possesso di palla. Krnic, Manojlovic, continua la 5-1, la difesa 5-1 molto aggressiva da parte del Brixen. Krnic alla palla, Krnic, gran tiro della Krnic che realizza e allunga le distanze. Nuovo punteggio 17-20 in vantaggio, più 3 per la Iomi Salerno. Giro palla per le ragazze del Brixen, Donvaldo, Ghilardi, Babbo, Donvaldo, Hilbo dall'ala, riesce ad accorciare la distanza, 18-20 il nuovo punteggio. Siamo nel 14° minuto del secondo tempo. Gomez, possesso di palla della Iomi Salerno, la Gomez in extremis realizza, allunga le distanze, 18-21. Rimane a terra la Gomez che comunque si è già rialzata. Quattordicesimo minuto del secondo tempo. Di nuovo più 3 per la Iomi Salerno. Possesso di palla in attacco il Brixen con Donvaldo, Mapago, Donvaldo, Ghilardi, Babbo. Babbo all'ala, 1-1, il centro cerca di passare la palla al pivot del Brixen che però viene bloccato. Mapago, Donvaldo, Mapago, Ghilardi, 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 Donvaldo, entra Donvaldo che era stata bloccata. 9 metri per il Brixen. Donvaldo, Stefani, Mapago, viene fermata da dietro ed è un pronto un 2 minuti. 2 minuti per la Manojlovic della Iomi Salerno. Continua possesso di palla del Brixen, sotto di 3, comunque 18-21 il parziale. Iomi Salerno adesso con un uomo in meno in campo. Ghilardi, Donvaldo, Babbo, Babbo a Maupag, Hilbo dall'ala, ottima la parata della Ferrari Elisa. 18-21, invariato il punteggio, siamo al 16° minuto del secondo tempo. Gli uomini saranno che adesso gioca con l'extra player, cioè senza portiere. Krnic, Gomez, Romeo, Gomez, Krnic, Dalla Costa, Krnic, Krnic, passi da parte della Krnic, i passi erano 5, perde palla la Iomi Salerno, occasione adesso per il Brixen di accorciare le distanze, è sotto di 3, Giada Babbo, Donvaldo, Abfalto, Babbo, Donvaldo, Babbo, Babbo al Hilbo all'ala, Abfalto nel centro, Abfalto di nuovo alla Hilbert, Hilbert che cerca di entrare, riesce a entrare dall'ala, corcia 19-21, siamo al 17° minuto del secondo tempo. Time out chiesto dalla Elena Avram, allenatrice della Iomi Salerno.
partita molto accesa, devo dire, che rispecchia tutte le aspettative. Purtroppo a palazzetto vuoto, queste partite, queste occasioni, sarebbe sicuramente sold out il palazzetto di Bressanone. Ritornano in campo ambedue le squadre. Diciassettesimo minuto del secondo tempo. Il Salerno, Yomi Salerno. Parziale. Giro palla da parte della Yomi Salerno. Krnic, Gomez, Romeo, Gomez, Stetter, Gomez. Gomez che dà a disposizione al pivot dove piazzarsi. Krnic. Possesso di palla del Brixen, contropiede del Brixen. E realizza il numero 19, la Veni Violetta. 20-21 il punteggio. Grande reazione del Brixen. 18° minuto del secondo tempo. 20-21 il parziale. Possesso di palla per la Yomi Salerno. Krnic alla Stetter. Stetter la Gomez. Gomez ai 9 metri, fermata. Ci prova sulla linea dei 6 metri come secondo pivot. La Napoletano bloccata dalla difesa del Brixen. Tiro franco dei 9 metri. In possesso di palla Yomi Salerno con Krnic. Gran botta, gran tiro dalla costa. Nuovo punteggio più 2 per la Yomi Salerno. 20-22, 19° minuto del secondo tempo. Giro palla delle Brixen con Ghilardi. Abfalto, Hilbo, Dunvaldo, Ghilardi, Dunvaldo, Hilbo, Abfalto, Ghilardi. Gran botta della Ghilardi che viene bloccata dalla costa. Difesa della Yomi Salerno. Tiro dai 9 metri. Hilbo, Abfalto, Dunvaldo, Ghilardi, Dunvaldo, Ghilardi, Dunvaldo. Croce di palla con la mappa, Dunvaldo, Hilbo che prende il pallone in extremis, Babbo, uno contro uno, Babbo, Ghilardi, Mauper, gran botta della Mauper che sfiora il palo esterno, era stata toccata però dalla difesa della Yomi Salerno, possesso di palla per il Brixen, ci prova dall'ala la Giada Babbo, difesa in area da parte della Romeo, tiro dai 7 metri. Siamo al 20° minuto del secondo tempo, 20-22 il punteggio parziale. E dai 7 metri si prepara la Nadia Affalt. Ferrari Elisa con la numero 1 per il portiere della Yomi Salerno, parata della Ferrari Elisa, occasione persa per il Brixen dall'ala, ci prova la Romeo e la gran parata della Penta alla Melanie, esce dalla linea laterale la palla, rimane in possesso di palla la Yomi Salerno, 20-22, 21° minuto del secondo tempo. Possesso di palla per Yomi Salerno, Romeo, possesso di palla a Romeo, dalla costa, tiro della Dalla Costa che prende sul piede sbagliato la Ghilardi, allunga le distanze Salerno, 20-23. Siamo nel 21° minuto di gioco del secondo tempo, 20-23. Il parziale, possesso di palla del Brixen Südtirol. Dunvaldo, Hilbo, Babbo, Abfalto prova 1-2, tiro di Giada Babbo. Gran tiro della Giada Babbo a corsa 21-23, non è ancora finita.
Krnic per la Iomi Salerno. Dalla Costa tranquillizza l'attacco, ottima la difesa del Brixen, sorvegliato speciale rimane la Gomez, 5-1 la difesa, il sistema di difesa del Brixen. Krnic, Dalla Costa, Gomez che cerca la Stetter come pivot, Gomez tiro, perde palla, va in contropiede Abfaltro, non tira ma prova con un soffice passaggio che non riesce, gran fallo della Dumba Aldo Stefani, rimane a terra, no, si rialza la Dalla Costa e 2 minuti per la Dumba Aldo Stefani. Rigore per la Iomi Salerno, 21-23 al 22esimo minuto del secondo tempo. La linea dei 7 metri per la Iomi Salerno, si prepara col numero 10 Gomez Sulecki. Tocca la Melanie la palla, però niente di fatto. Nuovo punteggio 21-24 in vantaggio più 3 la Iomi Salerno. Bressanone, Brixen adesso con l'extra player. Ventitresimo minuto di gioco del secondo tempo. Possesso di palla per il Brixen. Hilbo. Maupag. Ghilardi. Abfaltro. Lungo il passo alla Vegni, Babbo, possesso di palla per il Brixen. Ghilardi a Abfaltro, perde palla la Abfaltro e realizza la Krnic per la Iomi Salerno. Nuovo vantaggio 21-25 più 4 per la Iomi Salerno quando mancano 7 minuti a fine partita. Siamo al 23esimo minuto di gioco del secondo tempo. Ghilardi, Abfaltro, Marpaga, Abfaltro, Ghilardi. Chiesto il time out da parte del coach Hubinessing. Momento decisivo questo a 6 minuti dalla fine, più 4 per la Iomi Salerno. Molti gli errori tecnici su ambedue i lati, devo dire. Bello da vedere la difesa 6-0 della Iomi Salerno e la 5-1 avanzata del Brixen. Come sorvegliata speciale Ola Manojlovic, Ola Gomez come terzino destro. Ottima anche la prestazione dei due arbitri, Cosenza Giuseppe, Schiavone Davide, il primo di Gela, il secondo di Siracusa. Mancano esattamente 6 minuti e 59 secondi alla fine di questa partita incandescente, 21-25 il parziale, più 4 per la Iomi Salerno, in possesso di palla in attacco il Brixen. Ghilardi per il Brixen, Abfaltro. Hilbo, viene bloccata l'ala. Abfaltro, bloccata dalla Krnic. Palo dai 9 metri, Ghilardi, 1-2 dalla Ghilardi, Abfaltro, gran tiro della Abfaltro, bloccato dalla difesa della Iomi Salerno. Possesso di palla della Iomi Salerno. Sei minuti ancora da giocare, più 4 per la Iomi Salerno. Continua la 5-1 difesa del Brixen. Krnic perde palla, contropiede del Brixen con la Stefani Dumbaldo viene bloccata dalla Sulecki. Gomez realizza a corso di distanze Stefani
Don Valdo, 22-25 il parziale quando rimangono 5 minuti e 55 secondi di gioco. Più 3 per la Iomi Salerno. Iomi Salerno in possesso di palla. Krnic dalla costa. Dalla costa prova, cerca la Romeo Alala. Romeo in possesso di palla adesso, la Romeo di nuovo dalla costa alla Krnic. Krnic 1-2 e la Giuseppina ci prova dall'ala, realizza ma aveva oltrepassato la linea dei 6 metri. Possesso di palla adesso del Brixen con la ghiotta occasione di accorciare le distanze e la Ghilardi non si fa pregare due volte. 23-25 il punteggio quando mancano 5 minuti e 5 secondi. Gli uomini Salerno più 2 a poco più di 5 minuti di gioco. Possesso di palla per Krnic per la Iomi Salerno. Dalla costa la Stetter come pivot, dalla costa passaggio alla Krnic. Krnic prova a giocare, perde di nuovo il pallone la Iomi Salerno, contropiede del Bressanone. Babbo passa, gran gol del numero 15 Mao Pergasara, ha corso le distanze, il più 1 per il Salerno quando mancano 4 minuti e mezzo alla fine partita. Bressanone 24, Salerno 25. Possesso di palla per il Salerno. Continua la difesa 5-1 del Brixen. Sorvegliata speciale la Gomez come terzina destra. Rientra in campo per la Iomi Salerno la Manojlovic. Manojlovic, Romeo dalla costa. Manojlovic perde palla di nuovo la Iomi Salerno. Occasione ghiotta per il Brixen per il pareggio. Durnwalder cerca la Ghilardi. Babbo dall'ala, Babbo, gran tiro della Giada. Babbo pareggia 25-25 quando mancano 4 minuti alla fine partita. Grande reazione del Brixen. Grande reazione del Brixen, 25 pari, rimangono 4 minuti da giocare. Veramente una partita al vertice della classifica. Grande recupero del Brixen che ha faticato più del dovuto in questa partita di oggi. Se andiamo a vedere il roster delle due squadre, Iomi Salerno che ha 3 giocatrici nei top 15 come marcatori e si sono caricate ambedue le squadre per questi ultimi 4 minuti incandescenti. 25 pari, mancano 3 minuti e 52 secondi. Ogni palla adesso pesa come un macigno. Vietato sbagliare. Continua la 5-1 difesa, 5-1 per il Brixen. Giro palla per la Iomi Salerno dalla costa. Manojlovic sulla linea dei 9 metri. Manojlovic ci prova, viene fermata dalla Ghilardi. Tiro dai 9 metri per la Iomi Salerno. Manojlovic dalla costa, di nuovo la Manojlovic. Manojlovic crocia palla con la Krnic dalla costa. Krnic ci prova la Krnic, tiro della Krnic che era stata però bloccata dalla Ghilardi. Possesso di palla rimane per la Iomi Salerno. 3 minuti e 5 secondi da giocare, 25 pari il punteggio. Dalla costa per la Iomi Salerno. Alzano il braccio i due arbitri, passivo, attenzione al passivo. Dalla costa tira, prova il pivot, ottima parata la Penta alla Melanie. Possesso di palla per il Brix che potrebbe portarsi a più 1. Mauberg, ci prova Mauberg, gran tiro della Mauberg, bloccata la difesa arcigna della Iomi Salerno. Tiro dai 9 metri per il Brixen. Giro palla per il Brixen. Dunvaldo. Ci prova dal pivot. Perde palla purtroppo la Hilbo. Rimane in possesso palla la Iomi Salerno. Gomez in possesso palla la Gomez, gran tiro della Gomez che sbaglia lo specchio della porta
25 pari invariato, 2 minuti e 4 secondi da giocare, possesso palla per il Brixen. Ghilardi, Dunvaldo, Mauapergo, Hilbo, Mauapergo, Dunvaldo, Ghilardi, Dunvaldo, Mauapergo, giro palla del Brixen, Dunvaldo, Dunvaldo alla Ghilardi, Ghilardi nuovo alla Dunvaldo, Dunvaldo alla Hilbo sull'ala, tinta della Hilber, ripassa Dunvaldo, Dunvaldo alla Mauapergo, gran tiro della Mauapergo, c'entra solo il palo, c'entra solo la traversa. Scusate, il palo non lo attraversa. Possesso di palla di nuovo per la Iome Salerno, 25 pari invariato il punteggio, 1 minuto e 20 secondi da giocare. Krnic, Stetter, Gomez, Gomez, Krnic, Dalla Costa, Manojlovic, Dalla Costa, Krnic, Dalla Costa, Manojlovic, Dalla Costa, Stetter, Krnic, dovrebbe essere gioco passivo, Krnic, Krnic, palleggia Krnic davanti alla riga dei 6 metri, ci prova la napoletano, fallo da 9 metri, 50 secondi da giocare, 25 pari di punteggio attuale, tiro franco dei 9 metri per la Iomi Salerno, gran tiro dalla torre, tira, sbaglia, alta la palla, possibilità di portarsi sul più uno del Brixen, mancano 35 secondi di gioco, Babbo, possesso di palla del Bressanone. Babbo, Dunvaldo, Mauapergo, 25 secondi, Hilbo, Mauapergo, Dunvaldo, Ghilardi, Babbo, Babbo, Ghilardi, Dunvaldo, Dunvaldo, sfondamento fischiato per Dunvaldo, cosa che non avrei visto, si prova la Krnic che realizza la Krnic a 6 secondi dalla fine. Dunvaldo alla Hilbo, Hilbo dall'ala si prova... E si sente la sirena finale, per me non c'era lo sfondamento, dal mio punto di vista comunque vince la Iomi Salerno 25-26. Ci risentiamo sabato per la prossima partita, ai microfoni Capaldo Gianfranco, buona serata a tutti. Thank you.